Mentre loro con il verde pubblico ci si sono riempiti i portafogli, il Movimento 5 Stelle con piccole donazioni, un po' di lavoro e tantissimi cittadini oggi sta facendo un lavoro eccezionale. Ha messo a posto questo parco, ha ridato vita a un punto verde a Dragona, continueremo così facendo un programma per Roma, partendo dai buoni esempi che sono importantissimi per questo territorio. Qui era una situazione disastrosa, abbandonata. Già il fatto di dire noi del Movimento 5 Stelle venivamo qui a sistemare ha fatto attivare l'AMA che lo teneva in abbandono da tanto tempo, e questo quindi per noi è da un lato motivo di orgoglio, dall'altro siamo amareggiati perché le periferie hanno bisogno di questi spazi. Cittadini che si attivano per sopperire e per andare a curare loro stessi i servizi pubblici. Questo è quello che faremo oggi. Figuratevi quello che potremo fare quando governeremo questa città e potremo andare ad azzerare gli sprechi, i privilegi e la corruzione che sono il vero cancro del Comune di Roma. Iniziamo a riempire un po' di buchi, partiamo dai buchi della terra, arriviamo ai buchi di bilancio di questo paese, di questa città.